mo? Che devi dirmi di così importante? Guarda che il dottore esce da un momento all'altro. Sei sparito? Ci ho avuto da fare. A me è sembrato piuttosto che tu ti nascondessi. Non capisco perché. Cosa ti ho fatto? Niente. È un momento così. Un momento così. A me mi fanno soffrire questi tira e molla. Io non ce la faccio a sopportare queste cose poco chiare. Preferirei, se non vuoi stare con me, che tu me lo dica chiaramente. Sopravviverò. Ok, c'hai ragione. Tu non puoi capirmi veramente, perché non sai come stanno le cose. Io sono morto di fame, Ria. Quell'esame non l'ho mai dato. Non c'è nessun diploma, hai capito? Oddio, non mi fare quegli occhi tristi. Non l'ho dato, non ce l'ho fatta, e quindi... Ma deve passare il tempo, devo rimettermi a studiare. Ora, non sono pronto. Non sei pronto. Tu non sei pronto ad essere un uomo. Dici solo bugie, parli, non fai mai nulla. Tu scherzi con la vita e con le persone. Con un figlio però non si può scherzare. Arianna! Arianna! Ma sei incinta? Sì, ma non ti voglio come padre, non sei un uomo, come fai a essere un padre? Aria, ma che dici? L'ho detto alla mia famiglia, mi aiuteranno loro, me lo faccio da sola questo bambino. Aspetta! Lasciami in pace!